Il fronte del no alla centrale in Val di Paglia si compatta. 240 persone hanno sfidato il freddo e si sono riunite in piazza Radicofani sabato pomeriggio. Hanno aderito all'incontro pubblico oltre 40 sigle tra enti, associazioni, forze politiche, comitati, istituzioni e semplici cittadini. L'intento è quello di mandare un messaggio chiaro: non si molla neanche di un centimetro nella lotta alla salvaguardia del territorio. A soli 5 giorni dall'ulteriore rinvio della decisione da parte della Conferenza dei Servizi, anche in seguito al no della sovrintendenza, cittadini e istituzioni vogliono rimarcare con l'evento appunto di sabato in piazza Radicofani il diritto di un territorio di scegliere la propria vocazione. Nei vari interventi è stato sottolineato, oltre all'aspetto della sostenibilità ambientale e paesaggistica, peraltro ben tutelata dalle normative vigenti, ma spesso disattese, anche la necessità della sostenibilità sociale. Insomma, in nessun territorio si dovrebbero imporre scelte così importanti ed impattanti senza ascoltare i cittadini che lì vivono, producono e tutelano patrimoni. Un grande sforzo, ma un grande risultato. Non si molla neanche di un centimetro, ed il gesto simbolico della consegna delle chiavi. In più, una petizione. Insomma, il fronte del no è quanto mai compatto. È compatto, è strategico, ha una visione a breve, medio e lungo termine. Noi in questo mese non molleremo un giorno e abbiamo messo una luce sul tavolo degli oratori per dire che giorno e notte le nostre associazioni saranno aperte a ricevere informazioni, a ricevere contributi, e nel frattempo abbiamo già attivato una serie di cose, tra cui una raccolta di firme su change.org, la potete trovare, comunque la distribuiremo dai social, e che è stata istituita ieri sera alle 8 e stamani aveva già 250 firme. Scusate. Terminata la voce, un lavoro instancabile. Un plauso a Nicoletta, Innocente. Al gruppo, a tutto il gruppo, un gruppo di lavoro coeso che sta facendo delle bellissime cose. Questa petizione verrà consegnata al presidente Gianni. Grazie. Al lavoro, in bocca al lupo. Grazie a voi.